continente e non solo, Dante possa dirci qualche cosa. Se mi aggancio un attimo alle considerazioni puntuali che faceva Gino adesso, perché ci permettono anche di capire non solo le potenzialità, ma anche le difficoltà di trovare uno sbocco alle nostre iniziative e su quali modalità si vanno a fare, perché abbiamo sentito gli esempi certamente importanti e rilevanti che accennava qui Ezio, però è anche vero che sono esempi che si sono realizzati in un'amministrazione, quindi in un soggetto istituzionale, attraverso la sollecitazione di una comunità specifica che ha avuto le condizioni culturali, politiche e di risorse interne importanti che davano questo sbocco. Noi dobbiamo fare i conti con una provincia che nessun insieme, non possiamo liquidarla semplicemente questa questione dicendo che abbiamo una classe di governo non adeguata. E di fronte al dato oggettivo di questa composizione del governo di questa provincia, dobbiamo cercare di dare uno sbocco operativo alle nostre iniziative. Allora, l'esperienza del Comitato dell'Acqua ha dimostrato, a mio modo di vedere, due cose. La prima cosa è che, ragionando su visioni lunghe, si ottengono dei risultati importanti soltanto se si ha un radicamento territoriale, si ha la capacità di fare iniziative in tutti i territori come momento di crescita delle comunità intorno a questi temi. Secondariamente, quando si lavora in modo condiviso con la capacità di fare rete a livello locale e a livello nazionale attraverso reti affine, si vincono anche i referendum, e questo è un altro dato oggettivo che abbiamo dimostrato. La vittoria del referendum però ci porta adesso a una situazione diversa. Come il referendum si rende sbocco concreto di cambiamento, perché altrimenti abbiamo ancora una volta un regredire rispetto a delle aspettative condivise dalla maggioranza del popolo italiano che non trovano uno sbocco operativo. Allora qui dobbiamo essere consapevoli che comune per comune, territorio per territorio, dobbiamo aprire degli spazi di conflitto, di confronto, per portare su soluzioni più avanzate e diverse le scelte di gestione del servizio idrico integrato per la nostra provincia, attraverso dei contenuti e delle soluzioni che siano coerenti con quelle del referendum e con quelle indicate dai cittadini. Perché se non lo facciamo, a partire dal tema dell'acqua, ma non è come si può dire visione monotematica o centrata esclusivamente sull'acqua, è che l'acqua è stato il tema che ha portato la maggioranza del popolo italiano a richiedere una svolta inversa a quella prevalente delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni e quant'altro. Allora questa partita deve uscire con una necessità di cambiamento. E per l'acqua riguarda due temi nella nostra provincia, non riguarda solo la gestione del servizio idrico integrato, ma riguarda la privatizzazione sostanziale dei fiumi e dei torrenti della nostra provincia. Ci sono 125 nuove domande di concessioni idroelettriche sul 10% di acqua rimasta, che vuol dire che se vanno in porto e non ci si mette di traverso rispetto a questa cosa, fra pochissimo tempo saremo una provincia dove negli alvei naturali non corre una goccia d'acqua. E questo avviene con la collusione, la corresponsabilità e il tacito accordo dei grandi centri e i gruppi di potere relativi a questi settori, le istituzioni che dovrebbero controllare non controllano, le regioni che dovrebbero pianificare, le province dovrebbero pianificare e non pianificano. Quindi se su questa questione non andiamo fuori con degli elementi di discontinuità e con delle vittorie sul campo, rimangono, come si può dire, difficilmente auspicabili altri cambiamenti in altri settori, perché se su quello dove siamo potenzialmente più avanzati in termini anche di sensibilità diffusa tra le nostre comunità su questo tema non c'è la discontinuità, diventa più difficile praticarla. Se invece vinciamo su questo terreno, diventa allora più facile l'effetto anche di trascinamento su altre questioni. Allora anche qui ritorno a quello che diceva anche Lorenzo, che poi qualcun altro proponeva. Se non abbiamo interlocutori sensibili sul piano istituzionale,
dobbiamo avere la nostra capacità di azione e di mobilitazione, dobbiamo presidiare i luoghi delle decisioni, dobbiamo evidenziare le contraddizioni, dobbiamo denunciarle. Abbiamo scelto finora anche modalità molto articolate, insomma, che vanno dalla mobilitazione, che vanno dai presidi, che vanno anche agli esposti, come si può dire, ai tribunali e tutta una serie di meccanismi anche complessi. Però se non c'è la determinazione, l'autodeterminazione singola e collettiva su queste situazioni, diventa complicato. Perché è diverso andare a una discussione in un consiglio comunale dove si decide quale modello gestionale dare al servizio idrico integrato in 200, diverso è andarci in 10, diverso è andarci con delle proposte alternative, come si può dire, articolate, diverso è andarci senza alcune di queste proposte. Allora, per tornare a quello che sollecitava anche prima e ricordava, noi faremo a breve un corso di autoformazione sui sistemi, tra virgolette, possibili di diritto pubblico per la gestione del servizio idrico integrato, con un esperto di diritto pubblico che ci permetterà di approfondire anche alcune rilevanze tecniche. Andremo nel prossimo mese a fare un incontro con Ugo Mattei, costituzionalista della Commissione Rodotà, che ha lavorato e elaborato anche sul piano normativo tutta una serie di riflessioni importanti sui beni comuni, la loro definizione, i loro anche agganci normativi, istituzionali, legislativi, e faremo questo incontro con lui qui a Belluno. Oltre alla scadenza del 15 c'è un'altra scadenza importante per chi potrà esserci, qualcuno l'ha citata, Stefano mi pareva, quella sul Delta del Po e la manifestazione contro la riconversione del centrale di Porto Tolli il 29 di ottobre. Anche qui sottolineo l'importanza della nostra capacità di consolidare le connessioni tra reti affini anche a livello regionale, perché è evidente che è importante una forte riflessione territoriale nella nostra provincia, ma sapendo che alcune scelte sono sovraterritoriali e quindi abbiamo la capacità anche di essere in piena alleanza, in piena sintonia anche con altre reti affini similari. E probabilmente ci sarà una manifestazione anche nazionale sull'acqua a sostegno dell'esito referendario a novembre, però lo ribadisco, secondo noi è importante che nei confronti dei nostri interlocutori comuni, ATO e quant'altro, siamo in grado di portare fino in fondo, insomma, tutte le potenzialità della campagna sull'acqua per ottenere una reale situazione di cambiamento, di discontinuità rispetto a quanto consolidato.